Buongiorno a tutti, bentornati ai cicli di webinar della rete agrivoltaico sostenibile. Questo è il primo webinar del secondo ciclo, quindi la seconda stagione dei nostri webinar, stagione 2022-2023. Io come al solito sono Giulio Poggeroni di ETA Florence e sarò qui a moderare la sessione di oggi. Vi ricordo di utilizzare la sezione domande e risposte per porre eventuali domande ai nostri speaker. Avremo come al solito una serie di presentazioni e poi verso la fine un momento dedicato a rispondere alle domande. Come al solito vi invito a seguire la pagina LinkedIn della rete dove pubblichiamo news e aggiornamenti, ma anche ovviamente il sito in continuo aggiornamento e a iscrivervi alla newsletter della rete. Come vedete dal titolo, oggi parliamo dell'agrivoltaico per l'Arca di Noè che forse, come qualcuno sa, è un concorso che abbiamo promosso negli scorsi mesi, ma di cui ora i nostri relatori vi parleranno più nel dettaglio. Passerei subito la parola a Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile di Enea. Grazie Alessandra, Giulio. prego. Ci sono. Allora, grazie a tutti, buongiorno. Sì, appunto, come Giulio diceva, questo titolo un po' strano, l'agrivoltaico per l'Arca di Noè, si riferisce ad un concorso di progettazione internazionale che abbiamo lanciato all'inizio dello scorso anno. In realtà non l'abbiamo lanciato appunto da soli, ma abbiamo cercato il supporto di diversi soggetti che ci potessero accompagnare in un percorso in cui sostanzialmente cercavamo di dimostrare che è un tema prettamente tecnico, come quello di generare energia utilizzando fonti rinnovabili e in particolare il fotovoltaico, potesse essere affrontato anche come un tema culturale. Quindi che questi impianti fotovoltaici e in particolare agrivoltaici potessero essere pensati come una parte di spazi più ampi a servizio della collettività, quindi anche per scopi ricreativi. E quindi sostanzialmente che si potesse un po' reimmaginare cosa poteva essere un impianto agrivoltaico, cioè appunto una combinazione di cibo ed energia insieme, tenendo conto che poteva trattarsi non più soltanto di un luogo dove c'è un impianto tecnico, ma di un giardino. Quindi con tutte le connotazioni che la parola giardino ha immediatamente per ciascuno di noi. Quindi diciamo il passaggio culturale è proprio questo, da impianto agrivoltaico a giardino agrivoltaico. E allora com'è nato questo percorso, com'è nato anche un po' il nome, perché l'Arca di Noè? Perché abbiamo pensato che in un estremo, in un momento in cui non è così lontana, no, l'idea di un diluvio universale, che cosa ci porteremmo insieme con noi nell'Arca? Sicuramente avremo bisogno di cibo, sicuramente avremo bisogno di energia, però appunto in quanto esseri umani sicuramente abbiamo bisogno anche di bellezza. E quindi un po' la sottotraccia di questo concorso è stato come mettere insieme cibo, energia e bellezza sulla stessa unità di suolo. Come è nata poi proprio l'idea pratica? Perché questo concorso ha la specificità che il vincitore sarà anche l'assegnatario poi di un incarico per la realizzazione dell'opera, quindi per il progetto e la realizzazione dell'opera. Allora, nell'ambito della rete nazionale agrivoltaico sostenibile, Enea ha mantenuto delle interlocuzioni con diversi soggetti imprenditoriali che per una ragione o per l'altra erano interessati a sviluppare innovazione sul tema appunto dell'agrivoltaico. Tra i vari soggetti con i quali abbiamo stretto degli accordi di collaborazione c'è Neorurale Hub Simbiosi. Neorurale Hub è un'azienda che si colloca in un'area molto speciale della Lombardia perché coincide con l'area occupata dall'Innovation Center Giulio Natta, dove il fondatore di questo luogo, quindi Giuseppe Natta, figlio del premio Nobel Giulio Natta, sostanzialmente aveva realizzato una grande opera di riconversione di un pezzo di questa pianura padana devota unicamente alla monocultura, quindi aveva rinaturalizzato un pezzo di quest'area per farla ritornare appunto al suo stato naturale, quindi abitata dagli animali che l'abitavano un tempo e soprattutto dagli uccelli selvatici che abitavano in quest'area, in particolare un fenicottero raro che si chiama Tarabuso. Quindi su questa operazione realizzata da questo uomo visionario sostanzialmente si è innestato un paesaggio, che è un paesaggio del tutto diverso da quello tradizionale di adesso, diciamo, della pianura padana, perché è un paesaggio estremamente vario. 500 degli ultimi 1.400 ettari a disposizione sono stati rinaturalizzati. Quindi sostanzialmente quando Neorurale Hub ci ha chiesto di realizzare un impianto che potesse avere uno scopo dimostrativo, noi abbiamo lanciato questa idea di un concorso internazionale di progettazione.
progettazione, per realizzare quindi un impianto piccolo ma che avesse una forte valenza culturale. Allora, per affrontare questo percorso insieme, diciamo, agli alleati giusti, abbiamo contattato l'Istituto Nazionale di Architettura, INARC, appunto, che ringrazio, che è stata la segreteria del concorso. Il percorso è stato condiviso chiaramente anche con ETA Florence Renewable Energies e anche abbiamo avuto il sostegno dell'Associazione Italiana Architettura del Paesaggio. Il concorso ha avuto molti, tra l'altro, molti patrocini, tra cui quello del Ministero dell'Agricoltura, il Ministero della Transizione Ecologica, del Comune di Giussago, che è proprio l'area dove si inserisce il lotto sul quale poi realizzeremo l'impianto, ma anche Lega Ambiente Nazionale, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti e dei Conservatori e dei Paesaggisti, e spero la Società Italiana della Tecnologia e dell'Architettura, insomma, spero di non aver dimenticato nessuno. Abbiamo messo su una giuria internazionale, insomma, importante, numerosa ed importante, alla quale hanno partecipato Fabrizio Cembalo Sambiase per l'Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, Daniela Di Cosmo, sindaco, poi diventata ex sindaco del comune di Giussago, Fausto Ferruzza, presidente di Lega Ambiente, Matteo Marini per Neurale Hub, Annalisa Metta per l'Istituto Nazionale di Architettura, Elisabetta Monoyan e Robert Ferri, che hanno lanciato questa meravigliosa iniziativa, Land Art Generator, Heinz Ossenbrink, quindi ex Commissione Europea, Sven Strem, che è professore di architettura del paesaggio ed esperto di paesaggi e dell'energia presso l'Università di Wageningen e di Amsterdam, e infine Christian Thiel, capo un direttore di unità presso la Commissione Europea JRC. Quindi la giuria si è riunita ed ha valutato come vincitori appunto i tre progetti che saranno presentati. Tuttavia il progetto L'Agrivoltaico per l'Arca di Noè non si limitava soltanto alla realizzazione di un impianto o di un giardino agrivoltaico, ma nasceva dall'idea forte che ci dovesse essere una parte appunto umanistica forte, e quindi abbiamo chiesto a uno scultore, Matteo Baroni, che presenterà per primo, sostanzialmente di restare in questa, quindi di realizzare una residenza per artisti, di permanere in quest'area e realizzare un'opera. Quindi un'opera che verrà presentata a breve, che è proprio l'elemento di fondazione di questa, come dire, nuova visione dell'agrivoltaico che diventa giardino. Quindi con l'idea che in quest'area ci potessero essere zone con una diversa gradazione di uso, diciamo, della natura, dove per natura intendiamo anche proprio la risorsa sole e la risorsa suolo. Quindi una parte sicuramente produttiva, che è quella strettamente destinata all'impianto agrivoltaico, una parte dove le persone si possono incontrare, stare e trascorrere del tempo, che abbiamo proprio chiamato l'area dello stare, e una parte invece contemplativa della natura. Quindi l'impianto volutamente ha una dimensione abbastanza piccola, perché volevamo lasciare abbastanza spazio, come dire, ai progettisti, non solo uno spazio fisico, ma anche uno spazio, come dire, mentale, per elaborare appunto un nuovo concetto di impianto agrivoltaico. Quindi con questo spero di non aver dimenticato, io ringrazio innanzitutto tutti coloro che ci hanno assistito in questo percorso, quindi non soltanto Neurale Hub, che ha accettato di buon grado la nostra idea, Neurale Hub, adesso Neurale Hub Simbiosi, INARC, che altrettanto ci ha appoggiati, chiaramente ETA Florence. Abbiamo avuto anche due sponsor, quindi per il secondo e il terzo premio, Solar Elite e Remtech, quindi voglio dire, ringrazio tutti, soprattutto i progettisti che hanno accettato la sfida e che stanno per presentare appunto i loro progetti. Quindi chiudo qui, perché tanto l'area sarà presentata sicuramente successivamente nelle presentazioni, e do immediatamente la parola quindi a Matteo Baroni, che è lo scultore che è il primo che ha realizzato, cioè, che ha realizzato per primo un pezzo di questo progetto di giardino agrivoltaico. Quindi Matteo, passo a te la parola. Buongiorno a tutti, buongiorno Alessandra. Sì, ecco, intanto ti volevo ringraziare per aver messo l'arte sull'Arca di Noè, quindi per aver salvato anche questa parte del mondo. Sì, nella presentazione del 27, appunto, la mia prima riflessione era un po' proprio su questo, sul fatto di sentirmi un po' un pesce fuor d'acqua, per rimanere sull'analogia dell'arca. Perché? Perché in una conferenza di energia rinnovabile l'artista si chiede che cosa ci sta a fare, un po', insomma, è la vecchia domanda, la funzione, a che cosa serve l'arte, e uno se la pone soprattutto una società che sembra ossessionata proprio dalla funzione e semplicemente dal valore economico. In realtà, eccomi qua, effettivamente sono parte del progetto, è stata una collaborazione molto interessante, molto fruttuosa, nonostante, diciamo, le difficoltà che potevano esserci
nell'organizzare una cosa di questo tipo. E quindi ecco, in qualche modo questo mi piacerebbe un po' spiegare, raccontare un po' come è nata questa idea, un po' per ridefinire, forse dare come dire, spunti di riflessione per capire quale può essere effettivamente anche in questo campo la funzione dell'arte e degli artisti. Alla fine della presentazione farò vedere delle slide. Il titolo dell'opera è Il Signore delle Terre Umide, che è il esatto, Lord of the Marshes, è la traduzione in inglese, ed è il Tarabuso, che è uno dei cinque aironi presenti che nidificano in Italia. Quindi la storia di questa collaborazione inizia quando parlato per la prima volta con Alessandra, che mi spiegava la difficoltà che si ha a ricevere supporto per progetti che riguardano le energie rinnovabili, soprattutto insomma il solare o comunque in generale le energie rinnovabili. E mi spiegava che questo è dovuto a un problema di disinformazione o mancanza di informazione che spesso porta ad avere preconcetti o a pensare negativamente riguardo a questa tecnologia. E appunto, come spiegava prima Alessandra, lei ha avuto l'intuito di affiancare a progetti avanguardistici come quelli dell'agrivoltaico degli interventi, quindi degli elementi con un significato, un forte significato culturale, quindi artistico, per cercare in qualche modo di coinvolgere il pubblico e fargli riconsiderare o comunque rivedere le proprie opinioni, le proprie considerazioni e le loro opinioni, ecco, su questa tecnologia e sull'uso che ne viene fatta. Quindi diciamo che credo che la curiosità di Alessandra fosse vedere se delle idee che in qualche modo potessero portare a un cambiamento d'opinione potessero venire dal mondo dell'arte. Io mi occupo da oltre 15 anni, insomma, le mie tematiche riguardano la protezione dell'ambiente, un uso più coscienzioso, diciamo, delle risorse, e credo che sia per questo che sono stato coinvolto nel progetto. E quando mi ha spiegato la situazione, mi ha spiegato l'ambiente, la prima idea che mi è venuta in mente è stata quella appunto di creare un percorso di sculture, un parco di sculture che si potesse affiancare al già presente parco naturale e parco tecnologico. La mia idea era quella di in qualche modo collegare queste tre aree che in un certo senso sono quasi considerati compartimenti stagni che si ispirano l'un l'altro ma non comunicano l'uno con l'altro. In realtà io li vedo come dei mondi, diciamo, che sono soprattutto nella terra di Giuseppe Natta, collegati dal principio, anzi dal fatto che sono tutti creati, stati creati e costruiti seguendo i principi della natura, ossia di fare l'uso migliore delle risorse che sono già disponibili in loco. E quindi per creare questo parco, la mia proposta è stata quella di creare un progetto di residenza per artisti dove i partecipanti sono invitati in loco, restano un mese in Cascina d'Arsera dove progettano e realizzano un'opera che poi verrà installata permanentemente nel parco. L'unica restrizione data agli artisti è il fatto che devono seguire i principi dell'upcycling, che è la filosofia che io, come tanti altri artisti, seguono ormai da svariati anni. L'upcycling, a differenza del recycling, del riciclo, è basato sul fatto di riusare materiali scartati in modo da aumentarne il valore qualitativo o il valore economico, no? Rispetto all'originale. E questo, diciamo, come operazione, cioè la trasformazione di qualcosa di poco valore in un oggetto artistico, di certo è un modo per
rimettere in discussione il valore delle risorse disponibili, ma allo stesso tempo, per esperienza, per me è un processo che invece porta a maggiore creatività, a maggiore opportunità creative e di inventive per gli artisti. E, per fare un esempio, usare soltanto ciò che è disponibile in loco non solo riduce i costi di trasporto, però effettivamente riesce a ridurre sostanzialmente quello che è il peso finanziario che poi limita gran parte delle volte l'espressione, le possibilità espressive degli artisti. E un altro aspetto che appunto restringe spesso le possibilità che si hanno è che gli artisti sono spesso costretti a pensare e a tradurre le proprie idee solo con i materiali che utilizzano e che vedono in giro e che conoscono in qualche modo. Invece chi, come è stato per il mio lavoro, utilizza solo ciò che trova, è costretto a guardare sempre il materiale che ha a disposizione come se fosse la prima volta che lo vedesse. E questo effettivamente spesso ti porta a trovarne degli usi diversi, spesso è il materiale stesso a suggerirti che uso farne. E infine l'altro aspetto è che lasciare, diciamo, il comfort, il comfort della tecnica, delle conoscenze acquisite, quindi e anche l'uso pratico, gli aspetti pratici dell'utilizzare materiali specifici per ogni lavoro, ti costringe a trovare nuovi sistemi, nuove tecniche, sviluppare nuovi sistemi per trasformare e utilizzare materiali. E tutto questo a me, di nuovo, nei miei anni, mi ha portato a scoprire, a trovare delle soluzioni ingegnose e molto utili. Ed ecco che appunto già questi tre aspetti in fondo somigliano molto a quelle che sono le soluzioni trovate anche in altri campi, e non è sorprendente perché comunque il concetto dell'economia circolare è a 360 gradi, e in questo senso qua già vedo che forse come artista mi sento meno un pesce fuor d'acqua dopo, soprattutto dopo il 27, dopo aver sentito interventi di altri relatori che invece facevano più parte del mondo della ricerca scientifica. E quindi, insomma, diciamo che questo progetto inizia con la mia partecipazione quindi alla residenza per artisti alla Cascina d'Arsena, iniziata a giugno, dove ho iniziato la realizzazione di un tarabuso. La scultura è interamente costruita con materiali trovati in loco, insomma non proprio nell'area ma nelle vicinanze di Giussago, e è quella che spero la prima scultura di quello che sarà il primo parco di sculture di riciclo in Italia. Il soggetto, come dicevo, è un tarabuso, signore delle terre umide, come lo chiamano gli ornitologi, e ho deciso di rappresentarlo nella sua posizione di caccia, che quindi con il becco che punta verso il cielo, una posizione molto eretta, statica, e in natura questo lo rende praticamente invisibile quando sta tra il canniccio che cresce nelle paludi, diciamo. E, per me questo rarissimo uccello rappresenta in fondo il simbolo dello straordinario lavoro di cui ci parlava prima Alessandro, il lavoro di questo uomo visionario che era l'ingegnere Giuseppe Natti. Come appunto ci spiegava prima, per oltre 30 anni questo straordinario ingegnere ha
riportato le sue terre allo stato, agli habitat naturali, allo stato in cui erano oltre 1000 anni prima, appunto riportando specie di uccelli, piante, insetti, e quindi ricostruendo piano piano gli ecosistemi e vedendone i benefici poi sull'ambiente circostante, quindi un'operazione straordinaria. Ma il suo uccello, uno dei suoi uccelli preferiti, che per l'appunto era il tarabuso, da anni non nidificava più alla Cassinazza e ancora non era tornato. Ci sono voluti gran parte di quei 30 anni per vederlo finalmente ritornare e nidificare nella terra restaurata. E per me questo è effettivamente un simbolo, una dimostrazione del fatto che lui era riuscito nel suo nobile intento. E quindi ecco, questo è il motivo per cui ho scelto di rappresentare il Signore delle Terre Umide e di creare una scultura che rappresentasse questo straordinario uccello, perché a mio parere è il simbolo di un lavoro, di una vita, di una della dedizione alla natura. E personalmente il mio tributo a una persona che credo ci abbia mostrato a tutti quello che è il lato più nobile dell'essere umano. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che vi piacciono le fotografie. Arrivederci. Thank you.
Grazie mille Matteo per la presentazione e per questo video che avevo avuto già la fortuna di vedere perché abbiamo presentato questo progetto anche il 27 settembre a Milano in occasione della Conferenza Mondiale del Fotovoltaico. Spero che il senso dell'operazione che Matteo ci sta aiutando a condurre possa essere chiaro per tutti. Diciamo, a me sembra che sia abbastanza evidente di come certe volte sia proprio necessario anche un po' andare controcorrente. Quindi mi rendo conto che molto spesso si parla di temi, almeno mi rendo conto quando parlo soprattutto con i giornalisti, che le persone parlano di temi di cui non hanno esperienza. Quindi un po' il tentativo di realizzare una scultura, quindi un'opera che sia familiare per tutti, perché tutti siamo abituati a vedere sculture, ma magari non siamo abituati a vedere il fotovoltaico, potesse essere un modo, appunto, mi auguro che possa essere un modo per avvicinare le persone a un'esperienza, quindi appunto all'esperienza del generare energia pulita, che nel caso del fotovoltaico, come dire, è veramente speciale perché appunto senza particolari difficoltà possiamo camminare tra i moduli fotovoltaici. Ancora di più nel caso dell'agrivoltaico, la presenza delle persone è prevista perché appunto le persone comunque lavorano nei campi. Quindi davvero spero che questo possa essere il primo tassello di una visione appunto nuova, per l'agrivoltaico. Visione appunto nuova che non potremmo costruire se non ci fossero dei visionari, quindi dei progettisti che accettassero questa sfida culturale e tecnologica, e quindi sono contenta di presentare il progetto vincitore, primo classificato di questo concorso. Quindi il progetto è stato vinto da Studio Alami, quindi Fabiano Spano qui presente per presentarci il concorso, e la parola appunto a Fabiano. Salve a tutti, grazie mille Alessandra e grazie a voi per essere qui ad ascoltarci. Condivido subito la presentazione. Ditemi se vedete correttamente. Perfetto. Ok. Allora, grazie a tutti. Sono Fabiano, team coordinator di questo gruppo di progettazione, socio di Studio Alami, studio presente a Lecce e a Milano, e studio che ha coordinato questo team di esperti che abbiamo costituito appositamente per la partecipazione a questo concorso, in quanto abbiamo assemblato tra i nostri, diciamo, amici e contatti una rete di esperti nelle tematiche necessarie a sviluppare appunto un progetto così articolato che spaziasse dalla progettazione del paesaggio, alla progettazione agronomica, alla progettazione elettrica ed energetica degli impianti. E la nostra esperienza con il fotovoltaico inizia agli IAC di Barcellona nel 2006-2007 durante il master sull'habitat autosufficiente. In quella fase di studi abbiamo realizzato questa matrice. Questa matrice è una matrice che per noi è uno strumento di progettazione con il quale noi andiamo a, come dire, mappare la produzione energetica dei pannelli fotovoltaici a differenti angolazioni. Quindi con questo strumento abbiamo approcciato il design degli impianti fotovoltaici con l'obiettivo appunto di integrarli maggiormente nell'architettura e nel paesaggio. Questo nostro lavoro è iniziato, diciamo, dalla parte di design, quindi abbiamo iniziato a progettare delle strutture, prima di tutto a piccola scala, quindi delle strutture a scala architettonica, delle installazioni temporanee, finalizzate proprio alla promozione delle rinnovabili negli spazi pubblici, quindi padiglioni per eventi oppure appunto sculture e installazioni. Lo abbiamo fatto quindi lavorando nell'ambito del design, della progettazione, ma anche in quello della costruzione. Ci abbiamo messo le mani in pasta, ci abbiamo fatto da noi. Quindi abbiamo progettato e costruito spesso in autocostruzione delle strutture.
proprio per provare a spingere l'ambito del design nel campo del fotovoltaico, portando l'iter fino al prodotto finale, per poi rilevare quello che non c'era fun che funzionava, quello che non funzionava, e per poi ampliare appunto l'ambito di applicazione di questo approccio. E per cui poi a partire dalle piccole strutture abbiamo iniziato a lavorare su progetti a una scala intermedia, quindi qui vedete un esempio di uno stadio, l'esempio di questa facciata fotovoltaica per un'azienda, diciamo, leader del settore qui in Puglia, e il recupero di cave dismesse con dei parchi fotovoltaici, e qui potete vedere un progetto di un social housing a consumo di energia zero. Tornando al topic del concorso, proprio delle macro questioni, quindi dove sta andando il progetto del paesaggio agricolo attualmente? Cioè, attualmente il paesaggio agricolo è molto artificializzato, sia perché la tecnologia si fa spazio nella coltivazione agricola, sia perché il cambiamento climatico, ahimè, mette sempre più a repentaglio il raccolto, per cui è necessario proteggere i campi agricoli da eventi estremi, quindi grandine, pioggia, vento, oltre che infestanti. Allo stesso modo anche il paesaggio delle rinnovabili, quindi sia che sia agrivoltaico sia che sia fotovoltaico, è fortemente artificializzato. Quindi è progettato in maniera, come dire, a tappeto, come una distesa appunto senza soluzione di continuità di pannelli, in cui l'unica regola che vige è la maggiore efficienza possibile delle stringhe fotovoltaiche. Un paesaggio del genere però, che è la nostra area di progetto, e ci fa dire assolutamente che un altro approccio non solo è possibile, ma è d'obbligo. Il paesaggio dell'area di progetto è un paesaggio ricchissimo, appunto frutto dell'opera della Fondazione Giulio Natta e dei visionari, insomma, che hanno portato avanti questa operazione. Un paesaggio quindi ricco dal punto di vista ecologico ed ecosistemico, quindi un paesaggio rinaturalizzato con stagni, corsi d'acqua, vegetazione ripariale, infrastrutture verdi, perimetrazioni delle aree agricole. Ed è anche ricco dal punto di vista visivo, in quanto appunto c'è il cambio cromatico delle vegetazioni e questa forte alternanza tra masse di verde e superfici piatte orizzontali e specchi d'acqua. Per l'appunto, gli specchi d'acqua, appunto, la coltivazione del riso ha questa unicità, il fatto di essere costituita spesso da specchi d'acqua, che quindi con la riflessione creano dei giochi visivi incredibili, perché appunto il cielo si specchia sul suolo e la vegetazione e le architetture che ci sono lì intorno allo stesso modo. Andando più in profondità nell'analisi del paesaggio, abbiamo rilevato come il sistema ecologico e il sistema agricolo definiscono delle geometrie nel paesaggio. E possiamo vedere una ricorrenza di forme geometriche date appunto dai campi, dalla loro conformazione, dalla loro parcellizzazione e suddivisione, e dalle linee appunto costituite dalle strade di accesso e dai corsi d'acqua. E sono segni che si stratificano nel paesaggio, in quanto iniziano in passato con la centurizione longobarda e arrivano quindi a definire una sorta di griglia che noi abbiamo astratto. Da questa astrazione poi invece andiamo al morphing, cioè l'adattamento di questa griglia rilevata a scala territoriale nell'area di progetto. Quindi c'è un'operazione di scala, quindi di quella griglia, di quella maglia all'area di progetto, e poi di deformazione, adattamento di questa griglia in considerazione dei vincoli presenti nell'area di progetto
come appunto l'oleodotto, l'elettrodotto. Questa griglia si adatta poi e si deforma in base al miglior orientamento al sole. Quindi il progetto prende la forma di una grande canopea, una canopea fatta di una struttura a cavi tensionati, su cui sono posati appunto i pannelli solari, che a sua volta si poggia su delle strutture di supporto che hanno una funzione di appunto supporto statico e al suolo hanno una funzione di agopuntura del suolo. Quindi è una funzione anche ecologica, in quanto le strutture di supporto diventano un punto di diffusione dell'infrastruttura verde all'interno dell'area di progetto. L'impianto può assumere differenti configurazioni, più o meno massimizzato. Abbiamo mantenuto in questo caso le ipotesi di progetto, quindi un impianto o da 3 MW oppure da 2 MW e 25 MW. E con una percentuale di copertura del suolo tra il 20 e il 22%. Questo proprio per avere il range ottimale di irraggiamento al suolo per la coltivazione del riso. Quindi, appunto, dicevamo, questa canopea, questa struttura sospesa di cavi tensionati assume quasi una funzione come quella della canopea nella foresta. Cioè, protegge l'ecosistema sottostante. In questo caso ha la funzione di tenere sospeso anche l'impianto fotovoltaico e di permettere la coltivazione del suolo sottostante. Allo stesso modo, nel nostro progetto, questa struttura tensostatica permette di avere una distanza tra i supporti maggiore e quindi un numero di supporti minore, quindi minore ingombro al suolo e maggiore accessibilità alle attività agricole. Allo stesso modo potete vedere come le strutture di supporto arrivano a interfacciarsi, a interagire e ad espandere la fascia di infrastruttura verde sui bordi del campo agricolo. Completa il progetto questa passerella sospesa che permette appunto di godere il paesaggio dall'alto e di affacciarsi anche nell'area rinaturalizzata che si trova subito a destra dell'area di progetto. Questo è una prima suggestione dell'aspetto che ha il paesaggio con il progetto in opera. Appunto, tornando alla matrice, quindi questa porzione è la porzione della matrice che abbiamo utilizzato, cioè questa porzione di matrice definisce gli angoli di tilt e di azimuth entro i quali noi possiamo curvare e modellare le superfici tensostatiche. Qui potete vedere un dettaglio di un modulo di questa struttura di cavi tensionati con i supporti appunto a traliccio, gli inverter posizionati appunto sui tralicci e la parte fotovoltaica organizzata in array. Quindi in questo caso abbiamo degli inverter con più MPPT, quindi in grado di gestire più cluster di pannelli, questo per minimizzare appunto le perdite da differente orientamento dei pannelli. Potete vedere qui anche meglio la possibilità di implementare degli agrotessili con la stessa geometria della principale del progetto che permettono poi di dare funzioni aggiuntive all'agricoltura, controllo termico, controllo del microclima, della radiazione, eccetera, eccetera. Qui potete vedere appunto come questa struttura con queste, diciamo, tende di cavi tensionati permette di posizionare i pannelli in maniera molto distribuita, per cui di avere al suolo un irraggiamento molto costante. E abbiamo appunto puntato a minimizzare la perdita di irraggiamento al suolo, quindi limitandola a un 18,7%. Quindi dentro dei range ottimali per la coltivazione appunto del riso. E nella simulazione della produzione energetica potete vedere appunto il fatto che l'impianto mantiene
un'efficienza soddisfacente, andando a produrre il 91,5% rispetto al 100% di un impianto di orientamento costante a 37 gradi. E permettetemi infine di parlare di un ultimo argomento, quello del cambiamento climatico, che per noi è stato centrale nella definizione del progetto. Il cambiamento climatico non è qualcosa di astratto, qualcosa di molto concreto e tangibile. E qui potete vedere un'immagine aerea della pianura padana nel giugno 2020 e qui la stessa immagine, la stessa aerea del giugno 2022. Quindi dobbiamo agire in maniera veloce e drastica. L'abbiamo fatto coinvolgendo un partner di progetto, leader mondiale della progettazione microclimatica, lo studio tedesco Transolar, e con il quale abbiamo analizzato l'andamento delle temperature ambiente attuale e quello al 2050, e cercando di considerare quali sono cioè interfacciando queste curve, diciamo, di andamento climatico con quelle che invece sono i parametri ottimali per la coltivazione del riso. Fabiano, scusami, ti chiedo soltanto di andare un po' veloce per lasciare certo. Tempo anche. Assolutamente. Quindi la struttura ha modo di proteggere le coltivazioni dall'iperirraggiamento solare, di tenere le temperature dentro al range ottimale e di ridurre i picchi di iperirraggiamento. Infine, appunto, la possibilità di implementare dei sistemi di microirrigazione portano ad abbattere di più della metà il consumo idrico per la coltivazione del riso. Vi lascio infine con questo video che vi può far vedere finalmente la faccia che avrà questo progetto. Fabiano, non lo vediamo, lo mando io. Ah, scusate. Ok, interrompo allora. Grazie mille. Grazie a te Fabiano per la presentazione. Riflettevo sul fatto che in effetti siamo riusciti, grazie alla vostra partecipazione di voi tutti a questa sfida, veramente a dare altre facce, diciamo, all'agricoltaco. Quindi il tentativo era proprio quello di riuscire ad immaginare qualcosa che fosse oltre la sola tecnica. E insomma, grazie a voi effettivamente ci siamo riusciti. Quindi questa faccia in particolare dell'agrivoltaico è stata particolarmente apprezzata proprio perché innovativa, e anche durante i lavori della giuria che ho avuto l'onore di presiedere, di fronte a qualche perplessità circa il fatto che fosse un po', come dire, eccentrica, al di là della razionalità invece del progetto, che era ben dimostrata dai documenti, proprio Neurorale Hub ha molto voluto che fosse questo il progetto vincitore, perché volevano proprio un'immagine che fosse un'immagine in qualche modo nuova dell'agrivoltaico ed una sfida per l'appunto da affrontare, perché immagino che la realizzazione porrà non poche sfide. Quindi grazie quindi ancora Fabiano e Studio Alami. Quindi su grazie. Un'altra faccia appunto dell'agrivoltaico invece ha lavorato lo studio B2B Architettura, che si è classificato al secondo posto ed ha vinto un premio che è stato sponsorizzato da Solar Elite. Quindi lascio la parola ad Agata Buscemi. Sì, buongiorno Alessandra, vorrei innanzitutto ringraziare da Florence ed Enea per averci nuovamente dato l'opportunità di condividere le riflessioni appunto realizzate nel contesto del concorso e del congresso mondiale sulle energie rinnovabili. Condivido subito lo schermo.
Ecco, io vorrei innanzitutto fare la prima riflessione con voi che parte un po' dal titolo del webinar di oggi, come progettare energia, cibo e bellezza del paesaggio sullo stesso suolo. Ecco, credo che questo sia, come dire, un primo tema di dibattito, perché introduce una questione che è per noi rilevante nella progettazione del paesaggio e che riguarda la visione integrale del paesaggio. Noi oggi ci ritroviamo a vivere una transizione evolutiva. La transizione energetica introduce a quelli che noi abbiamo voluto definire paesaggi emergenti del futuro. E questi paesaggi emergenti del futuro ci obbligano a fare un cambio radicale di paradigma, in cui l'uomo è parte integrante della natura, come le altre migliaia di esseri viventi, ed è come dire, necessario capire e analizzare profondamente tutti quelli che sono i processi e i meccanismi estremamente sofisticati della natura, in modo tale da poter creare e generare un nuovo modello di bellezza che si ispira nella natura. In questo senso, quindi, il nostro gruppo di lavoro, che ha una lunga esperienza in temi di paesaggio, ecologia e gestione dei processi oggi applicati al campo del fotovoltaico, ha cominciato nel 2018 un percorso di ricerca per migliorare la metodologia progettuale legata al fotovoltaico, analizzando quelle che sono le tendenze emergenti nel campo della ricerca scientifica, ecologica e tecnologica. Quindi nel caso della nostra proposta, la domanda che ci ponevamo, che ci siamo posti è come possiamo creare un paesaggio efficiente e bello ispirandoci nella natura. In questo caso Neon Rurale Hub rappresentava un contesto unico, perché già da anni aveva applicato temi di innovazione sul paesaggio. L'area di intervento che qui vediamo rappresentava un'opportunità replicabile nel resto del territorio, poiché sintetizzava tutti quelli che erano i criteri e le caratteristiche proprie del pattern agricolo del territorio in cui dovevamo intervenire. Quindi il punto di partenza della nostra proposta riguardava la comprensione del processo di adattamento di questo paesaggio e della sua evoluzione culturale ed ecologica. In questo caso il riconoscimento degli elementi e delle dinamiche più significative che avevano in qualche modo guidato la trasformazione del territorio e la composizione della comunità era un elemento di ispirazione della proposta. E in questo caso il processo evolutivo del Neorurale Hub dimostrava, o mostrava più che altro, che nel tempo il mosaico agricolo dei campi, quindi di coltivazione prevalentemente di riso, erano stati nel tempo come dire, sostituiti da aree umide, semi-umide, che da una parte avevano aumentato la biodiversità, dimostrando dall'altra che l'uso delle tecnologie poteva sicuramente rafforzare l'efficienza nella produttività non solo agricola ma anche ambientale. Quindi, appunto, in modo coerente con la comprensione delle dinamiche del territorio, la proposta ha prima di tutto appoggiato questa tendenza nel rafforzare la connettività ecologica già esistente lungo il Parco Agricolo Sud di Milano, applicandola in continuità sempre in direzione est-ovest nell'area di progetto, in modo tale da garantire una migliore connettività ecologica fra la Garzai di Villa Frasca e l'Oasi la Chiarella. Quindi
in modo coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la proposta, cercando di rafforzare le relazioni dinamiche fra le urbanizzazioni prossime al Neorurale Hub e la fondazione, sviluppa tutta una serie di criteri progettuali che si basano sull'applicazione dell'idea, del concetto di infrastruttura verde, di servizi ecosistemici e delle soluzioni basate sulla natura. In primo luogo, quindi, l'idea, il concetto di infrastruttura verde mirava a rafforzare la biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici, ottimizzando l'uso e la gestione delle risorse naturali, creare un paesaggio gradevole e confortevole per le persone che vivono sul territorio, migliorare sicuramente i servizi e i benefici socioculturali per la comunità e mitigare gli effetti del cambio climatico. In secondo luogo, i servizi ecosistemici definiti a scala internazionale hanno aiutato a rappresentare, studiare, analizzare qualitativamente e quantitativamente la descrizione dei servizi ecosistemici offerti nell'ambito di intervento, che come possiamo qui vedere, sommandosi nella proposta ai servizi già esistenti, miglioravano non solo quindi l'efficienza della funzionalità ambientale, ma sicuramente i servizi ecosistemici legati alla produttività sociale e culturale associata alla comunità locale. Qui vedete quindi finalmente la proposta. La proposta scommette sul tema dell'efficienza e della sostenibilità come valore del progetto di paesaggio e modula tutta una serie di interventi che dalla grande scala alla piccola cercano di regolare le funzioni antropiche in relazione con le funzioni ecologiche e ambientali. Quindi qui vedete per esempio come l'area destinata alla produzione agricola ed energetica non occupa tutta tutto il lotto, l'intero lotto, ma lascia l'area a sud come area funzionale ai processi ecologici in continuità con le aree umide e semiumide già esistenti. Nel frattempo i percorsi e le attività si concentrano per gli usuari, per le utenze, su questo percorso principale in cui vengono appunto strutturate tutta una serie di attività di carattere culturale, sociale, legate alla produttività locale, ma anche ad una maggiore sensibilità verso i processi legati alla natura e all'ambiente, che viene preservato proprio perché in questa area naturale non è possibile accedere, ma semplicemente osservare la natura. In questo secondo percorso, vedremo anche nelle slide successive, invece si organizza la mobilità a servizio dell'area produttiva e dell'area naturale. Quindi vedete più in dettaglio come la proposta integra tutta una serie di attività a partire da un'idea di gradiente ecologico. Gradiente ecologico grazie al quale si modulano le intensità d'uso in modo tale da far possibile in questa zona le attività, rendere possibile lo sviluppo di attività socioculturali e dall'altra parte preservare tutti i processi legati alla natura. In questo caso il gradiente ecologico si organizza dalla porta di accesso al lotto in cui un piccolo bosco esistente viene completato con specie biodiverse e a cui vengono associati anche tutta una serie di criteri di gestione della biomassa. Nel frattempo tutte le altre specie vegetali che qui vedete sintetizzate in questa composizione strutturale delle diverse varietà riscontrate creano zone più o meno visibili, più o meno accessibili, che aiutano anche a costruire questo paesaggio confortevole con zone d'ombra, luoghi raccolti o aperti sul paesaggio.
La parte sicuramente comunque più complessa, più difficile nella progettazione dell'agrivoltaico riguarda la progettazione del suolo, il miglioramento dell'efficienza del suolo. In questo caso una delle azioni necessarie, delle soluzioni necessarie per il miglioramento di un componente del paesaggio, in questo caso che sicuramente sarebbe stato compromesso dai possibili movimenti di terra e compattamenti del suolo, prevedeva la pratica del sovescio nella rotazione delle culture. L'applicazione di questa tecnica era mirata all'aumento del contenuto di sostanza organica e quindi della fertilità del suolo e la riduzione nell'apporto di fertilizzanti. Inoltre, tenendo presente la composizione strutturale delle piante e lo sviluppo dell'apparato radicale profondo nel suolo di queste piante, sicuramente era possibile una maggiore apportazione di azoto e quindi un miglioramento nella struttura e nel drenaggio del suolo. Qui vedete sintetizzata l'integrazione, la proposta di integrazione del fotovoltaico con la produzione agricola. Come dicevamo prima, la necessità di rendere efficiente e sostenibile il paesaggio umano ci dirige verso una composizione multiscalare, ma anche multilivello dei vari elementi che bisogna comporre. In questo caso, applicando una formula grazie alla quale è possibile vedere come migliorare l'efficienza nella produzione del suolo, abbiamo prima di tutto constatato che la composizione della tecnica del fotovoltaico con il riso davano un'ottimizzazione nella produzione pari al 21%. Questa ottimizzazione legata esclusivamente alla produttività del suolo veniva poi combinata con la composizione delle aree di ombreggiamento che nel caso specifico del riso non richiede grandi aree di ombreggiamento. Come vedete qui la massima ombra necessaria per la produzione del riso è pari al 20%. Un ombreggiamento superiore infatti ridurrebbe sensibilmente la produttività di questo tipo di coltivazione. D'altra parte, questa caratteristica del riso ci aiutava anche a prendere un'altra decisione sul fotovoltaico, che era l'uso di un sistema di ombreggiatura fissa, aspetto tecnico importantissimo che riduceva sensibilmente i costi di realizzazione ma anche di manutenzione rispetto all'uso di inverter. L'angolo quindi di inclinazione ottimo per assicurare la massima efficienza nella produzione del riso è pari al 33%. Angoli di inclinazione diversi avrebbero ridotto infatti la produttività agricola tutta questa serie di condizionanti comunque hanno assicurato una efficienza nella produzione energetica pari al 99,71%. Quindi qui vedete come non si tratta solo di progettare una forma, di dare forma al fotovoltaico, di dare forma a una struttura che comunque deve essere compatibile con tutte le operazioni legate alla gestione, alla manutenzione della coltivazione, in questo caso del riso, ma bisogna analizzare e combinare tutti i parametri tecnici volti alla massimizzazione della produttività energetica ed agricola in modo simultaneo. Qui vedete il costo dell'operazione realizzato in modo coerente alle previsioni del concorso, ma quello che a noi premeva più che altro dimostrare è che
un modello di sviluppo ecologico, come dire, va oltre il valore del costo di realizzazione di un'opera. Quello che come dire, è alla base del modello di sviluppo ecologico del futuro è che basandoci sui servizi ecosistemici noi possiamo sostenere le trasformazioni territoriali e di servizi ecosistemici in questo caso non rappresentano un costo aggiuntivo, ma un vantaggio perché aumentano il reddito legato ai benefici ecologici e sociali che possono essere sviluppati sul territorio. Quindi per concludere, questo nuovo approccio ecologico integrale, diciamo basato su una visione integrale delle trasformazioni territoriali e paesaggistiche, sono un tema assolutamente importante nell'ambito professionale. Perché? Perché ci apre verso un approccio multidisciplinare necessariamente da condividere con altre discipline e avvicinando e molto gli stakeholder che fanno parte diciamo di un settore molto, molto chiuso e come dire fino ad oggi sviluppatosi in modo autonomo promuovendo e incentivando invece un uso multifunzionale del suolo. Quindi basicamente noi vorremmo lanciare questo messaggio. Abbiamo bisogno di guidare l'innovazione verso una conoscenza profonda della natura in termini ecologici. Bisogna andare verso un'economia solida basata sulla condivisione di opportunità, quindi intersettoriali, che vanno verso una maggiore cooperazione e reciprocità e che si rivolge necessariamente verso l'uso di nuove tecnologie che sicuramente possono migliorare l'efficienza delle trasformazioni e le prestazioni dei processi di gestione e di monitoraggio sul paesaggio. Grazie. Grazie mille Agata per questa presentazione, tra l'altro anche per questa sintesi finale, no? Perché mi sembra che un po' nel messaggio nel messaggio riassunto in queste ultime frasi finali ci sia veramente un'indicazione di un possibile indirizzo di sviluppo di questa tematica. E mi piace molto anche questa maniera di descrivere quello che avete fatto, no? Di rendere efficiente e sostenibile il paesaggio umano. Perché a volte veramente si perde di vista quale sia l'obiettivo poi di ciò che stiamo facendo, come se questa operazione che tentiamo di fare, quindi di sostituire la produzione di energia da fonti fossili con quelle rinnovabili, fosse non un atto dovuto, ma una sorta di lusso che ci vogliamo consentire. Quindi penso che sia invece molto importante riportare il tutto sullo stesso binario. E insomma io spero che questo concorso che noi abbiamo lanciato, lo dico già adesso che è la seconda di 3 presentazioni, possa essere un percorso che si ripete, perché penso che sentire la voce dei paesaggisti in questa tematica sia veramente una cosa importante che fino ad ora non è stata fatta abbastanza. Quindi noi con la rete appunto nazionale agricoltura ecosostenibile, ove sarà possibile, tenteremo di promuovere questo tipo di approccio, perlomeno nel caso di alcuni progetti che magari per caratteristiche iniziali si prestano meglio a questo percorso tra virgolette più colto. Quindi Agata, grazie ancora anche per questo sguardo così tanto appunto ecologico, così tanto di insieme, di prospettiva, anche esperto sull'argomento, devo dire, perché appunto lo studio, il vostro studio ha un'esperienza solida in questo senso. Quindi ancora grazie. Passo quindi la parola a Lorenzo Pirosa per Land Italia, che ci presenta il terzo progetto vincitore, il cui premio è stato sponsorizzato invece in questo caso da Remtech, quindi prego Lorenzo, grazie. Sì. Grazie Alessandra, buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità offerta da Enea e da Florence di essere qui oggi e condividere questa esperienza insieme. Vado a condividere lo schermo. Riuscite a vederlo, giusto? Perfetto. Ok, grazie. Quindi, il progetto che oggi vi andrò a presentare prende il nome di Energy Tracks, Green Blue Energy Infrastructure for the Productive Landscape of the Future. È un progetto che abbiamo sviluppato quindi con l'ENDE insieme ad Ambiente Italia e APR Quadro Progettazioni. E ciò che contraddistingue il nostro progetto è un approccio su larga scala al tema quindi in generale dell'agrivoltaico, un approccio che parte
da quelle che sono le sfide di tutti i giorni a livello di sfide ambientali e cambiamento climatico che ci riguardano nella quotidianità, quindi a livello di allagamenti, siccità, degrado degli ecosistemi ed energia. Tutto questo cosa deve farci capire? Deve farci capire che è necessario andare a recuperare quelle che sono le relazioni perse con la natura, le relazioni che permettono anche di risolvere i problemi di perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici che ci supporterebbero in modo efficace ad affrontare in generale la crisi climatica. In questo contesto quindi il paesaggio assume un ruolo fondamentale perché il paesaggio è people oriented, quindi ci permette, andando a rivolgersi alla popolazione, al patrimonio culturale e naturale che la caratterizza, di andare ad affrontare quelle sfide stabilite anche a livello europeo di sostenibilità e resilienza climatica che possono essere portate innovando con la natura. Tutto questo quindi alla fine a cosa ci porta? A una nuova concezione di paesaggio, che è un paesaggio produttivo, produttivo non in senso quindi stretto soltanto a livello agricolo, ma produttivo in termini di benefici proprio derivanti dai servizi ecosistemici, che sono benefici ecologici, sociali ed economici che la natura ci porta e ci permette anche di ottenere nel supporto ad affrontare le sfide che ci siamo posti. Questa quindi, andiamo un po' nel dettaglio, è l'area in cui siamo andati ad intervenire a livello di macroscala, quindi è l'area del Po, un'area molto urbanizzata ed inquinata a livello europeo, che scendendo di scala ci fa capire che il Neurale si trova anche a livello metropolitano nell'area di Milano, che è diventata nel tempo, grazie allo sviluppo e alla creazione di connessioni e progetti virtuosi, una sorta di laboratorio ecologico per la transizione verde europea. È proprio qui quindi che noi abbiamo studiato la nostra strategia territoriale, un'infrastruttura energetica, quindi questi Energy Tracks, un corridoio verde che da Milano a Pavia, passando per il Neurale, possa creare una visione, una strategia innovativa per creare un approccio che possa diventare territoriale, non solo locale. Quindi vediamo nello specifico cos'è questa infrastruttura. Il suo scopo è quello di recuperare le relazioni perse con la natura e risolvere anche i problemi di perdita di biodiversità attraverso quello che è un recupero della frammentazione territoriale. Quindi la nostra infrastruttura è formata da diverse componenti, quelle che abbiamo chiamato spine dorsali, che sono tre principali e che sono nella parte, diciamo, a sinistra, che è la componente di accessibilità e cultura, la componente della blue infrastructure, quindi tutto quello che riguarda canali, corpi idrici all'interno della nostra area di intervento, e la green infrastructure, strettamente legata alla precedente, che permette di creare la seconda spina dorsale nella parte destra della nostra infrastruttura. Tutto questo ha l'obiettivo finale di creare quindi una strategia complessiva, una multifunzionalità e un'integrazione data dal nostro sistema fotovoltaico che, prendendo queste tre componenti, riesce a portarle in una griglia che crea una vera visione di integrazione di acqua, natura, cultura ed energia da Milano a Pavia, nella quale il nostro Neurale Hub rappresenta il fulcro. Quindi l'innovazione territoriale diventa anche innovazione locale, e dove se non all'interno di un esempio così virtuoso di sviluppo che negli anni ha visto trasformare il Neurale Hub in un centro agroecologico, una sorta di valle di soluzione naturale dove suolo, acqua e natura si compenetrano e hanno migliorato il paesaggio complessivo. Quindi questa è l'area di progetto, nello specifico la nostra area di 8 ettari di intervento. All'interno di questa abbiamo analizzato tutto il patrimonio naturale e culturale che potesse caratterizzare e permetterci di costruire i nostri binari, quindi a livello di infrastruttura blu, come visto, e di infrastruttura verde, andando ad analizzare tutto quello che sono le aree di protezione speciale e anche le zone umide e le risai che caratterizzano questo territorio, e la nostra anche asse di accessibilità che va a ricucire, a riprendere i percorsi di mobilità preesistenti, andando a valorizzare tutto quello che è il patrimonio culturale già presente che possiamo vedere qui sulla destra. Tutto questo quindi viene integrato e finalizzato dai nostri assi fotovoltaici che in modo ortogonale compenetrano queste tre componenti e creano quello che è una comunità energetica rurale. Quindi lo scopo finale di questa infrastruttura è, oltre a quello che è dare un beneficio ecologico a livello quindi di paesaggio, è quello di fornire energia per la creazione di una comunità energetica che possa usufruire di questi benefici complessivi anche dal punto di vista energetico. Il campo di riso quindi diventa un'opportunità di innovazione. Andiamo a vedere adesso questa strategia come viene declinata all'interno dello strotto. Andando a ragionare quindi per sovrapposizione di layer, possiamo vedere come il layer blu, quindi rosso, la nostra accessibilità, viene declinata all'interno con una serie di percorsi di mobilità lenta che dagli assi principali
diciamo urbani, permettono di entrare all'interno della nostra area e creare un asse principale parallelo alla diciamo misura longitudinale del nostro lotto, e con una serie di elementi invece ortogonali che pongono le basi a quello che sarà il sistema del fotovoltaico. Il tutto è completato da una piazza di entrata che serve un po' da ingresso per poter anche iniziare tutto il percorso di mobilità lenta attraverso una serie di servizi anche di bike sharing. E a questo si integrano gli altri due livelli di blue e green infrastructure attraverso una serie di misure di agroecologia che permettono la creazione di assi di biodiversità, che anche questi, integrandosi con quelli di mobilità, porranno le basi per il sistema fotovoltaico, un giardino comunitario, quindi fatto principalmente da erbe officinali nella parte a nord, che permetterà il coinvolgimento della comunità all'interno della nostra area di progetto, e un buffer sulla parte più ad est del nostro lotto, chiamato Environmental Field Margin, che non è altro che un insieme di ecotoni, quindi una fascia verde che integra anche delle aree umide ad alta qualità di biodiversità, che possa fungere anche da integrazione con le aree verdi preesistenti. Su questa base è stato poi integrato il nostro sistema fotovoltaico, composto principalmente da due tecnologie: un sistema a griglia nella parte alta, che crea una copertura a quello che è il nostro giardino comunitario, quindi una sorta di elemento che possa accogliere al di sotto degli spazi di socialità, e degli elementi invece di assi fotovoltaici separati, con una struttura di tracker biassiali, che potesse, mantenendo delle campate di 14 metri, permettere le attività agricole, ma nel frattempo creare anche una ottimizzazione al sistema energetico, con una resa di 2,8 megawatt complessivi di picco suddivisi fra i due sistemi. E questi verranno integrati e utilizzati appunto per la comunità energetica, anche per l'utilizzo della mobilità lenta nella parte a nord. Qui possiamo vedere alcune viste di quello che sono gli spazi che ci immaginiamo, quindi dal giardino comunitario nella parte a nord come spazio di socialità, ai nostri assi fotovoltaici che non sono solamente energetici, ma appunto assi di biodiversità ad alta qualità ambientale, al nostro belvedere, che non è altro che uno sviluppo del nostro percorso longitudinale, che attraverso una sovraelevazione permette di dare una visione differente dello spazio in quota caratterizzante l'ambiente agricolo, alla nostra piazza di entrata qui a nord con gli elementi di mobilità. Quindi questa è la visione che immaginiamo di dare nel complesso alla nostra area. Qui avremo l'area di ingresso alla nostra piazza e qui tutti i tracker con, nella parte in fondo, il nostro sistema a griglia. Questo punto di vista è preso al di sopra del belvedere che al di sotto ospiterà anche tutti gli elementi di cabine e di attrezzature inerenti alla gestione del nostro impianto fotovoltaico, che verranno così, diciamo, nascosti all'interno di questa struttura. E durante quindi la fase di progetto sono stati fatti anche degli approfondimenti dal punto di vista degli habitat, quindi sono state evidenziate quelle che sono delle specie target, delle specie ombrello, principalmente appartenenti alla famiglia degli Ardeidi, che potessero essere accolte attraverso un'integrazione e conservazione degli habitat all'interno della nostra area. Di fianco a questo è stato fatto anche uno studio dettagliato di tutto quello che è a livello di studio di fabbisogni e di funzioni della comunità, quindi di tutti i centri urbani e dei beni isolati intorno alla nostra area di intervento, al fine di creare questa comunità energetica che potesse andare a favorire anche tutte le varie classi, anche le persone in difficoltà a livello economico, e che potesse creare anche un processo di sensibilizzazione al tema dell'agrivoltaico a livello comunitario, andando poi a definire in fase finale quello che è un fabbisogno di diciamo che potesse essere colmato dai 5 gigawatt di produzione oraria, con un risparmio di emissioni di CO2 in atmosfera di 1200 tonnellate. Tutto questo ci ha permesso di capire anche quali sono quei servizi ecosistemici già presenti nell'area, che attraverso il nostro progetto andavamo a migliorare, ma soprattutto quelli di nuovo inserimento, che sono, quindi questi possiamo vedere qui in alto, che non sono solamente servizi ecosistemici biotici, ma anche abiotici, quindi derivanti da un'integrazione, in questo caso maggiormente dovuto alla componente di energia solare, a quella culturale, quindi come servizio in generale di integrazione alla comunità. Tutto questo ci è servito poi per creare
una visione olistica del nostro intervento. Quindi attraverso questa infografica abbiamo messo insieme tutte le componenti che caratterizzano questo progetto e le sottocomponenti per capire quale possa essere il contributo reale che questo progetto dà ai 17 obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 e che abbiamo qui schematizzato nell'anello più interno del nostro schema. Quindi come tutte le componenti che qui vediamo in queste orbite possono portare per ogni singolo SDGs un supporto e un apporto importante. In conclusione vi lascio con questa immagine che mette insieme la strategia territoriale e il nostro intervento puntuale all'interno del neorurale. Quindi uno degli obiettivi e della volontà di questa strategia è quella di rappresentare sì una visione strategica alla scala territoriale, ma che possa essere replicabile. Quindi partendo da quello che è la nostra area di intervento centrale del neorurale, questo possa rappresentare un esempio virtuoso per poi andare ad applicare e replicare questo approccio, questa tipologia di intervento in tutte le aree agricole per la creazione reale di questa infrastruttura energetica green e blu alla scala territoriale. Vi ringrazio e ringrazio anche tutto il team che ha partecipato alla realizzazione di questo progetto, quindi all'interno di Land Ambient Italia dello studio PR4. Grazie. Grazie mille Lorenzo per questo progetto che aveva invece un respiro estremamente ampio, che si spostava quindi da questa scala più locale ad una scala territoriale, ed anche per avere posto questo tema della comunità, quindi attraverso le comunità energetiche, insomma, che comunque è un tema molto importante e che si sposa molto bene con l'agricoltà. Quindi diciamo dal punto di vista nostro degli organizzatori ogni elemento portava degli aspetti che sicuramente sono di grande interesse per lo sviluppo futuro dell'agricoltà, quindi ancora grazie a tutti. Allora noi ci avviamo verso la conclusione, vedo che nella chat, immagino perché il nostro pubblico è abituato a temi di altro tipo, non abbiamo domande, allora vorrei dire che però noi tratteremo ancora questo tema attraverso una tavola rotonda a breve il 9 novembre, su Giulio, dimmi soltanto se non ho sbagliato data, il 9 novembre a Chia Energy a Rimini, dove insieme ad Anie Rinnovabili organizziamo un evento sull'agrivoltaico ed avremo l'onore di una presenza istituzionale, perché avremo sia il Ministero della Transizione Ecologica che il CREA che la Commissione Nazionale PNRR Via. Noi a Enea partecipiamo appunto con un contributo con una tavola rotonda sul paesaggio, dove cercheremo di evidenziare insomma i temi principali che ci sembrano rilevanti rispetto al fatto che talvolta è veramente difficile, come dire, valutare anche la qualità dei progetti che vengono presentati. E appunto, visto che non ci sono domande al pubblico, io approfitto per farne una, insomma, a chi voglia rispondere, diciamo che ne avrei un paio. La prima è molto semplice, ed ha a che fare proprio col fatto di come avete scelto la taglia dei vostri impianti. Questo era un aspetto che era stato lasciato libero nel concorso ed è un aspetto spesso ricorrente nelle valutazioni di diniego rispetto alla realizzazione degli impianti, cioè l'impianto è troppo grande rispetto al paesaggio. Quindi la mia domanda è, dovendo in qualche modo definire questo troppo grande, che significa troppo grande, voi come l'avete interpretato? E contestualmente, se vi va, insomma, di dare uno spunto anche di riflessione, perché a me sembra che questo tema del paesaggio sia ancora non correttamente impostato. Quindi nel caso del nostro concorso noi non siamo riusciti ad ottenere il supporto del Ministero della Cultura, proprio perché siamo il patrocinio quindi del Ministero della Cultura, proprio perché ci hanno detto che questi temi non sempre sono allineati alla tutela del paesaggio. Quindi noi vorremmo contribuire positivamente ed individuare qualche tema che vi sembra importante, che possa essere per esempio un elemento di valutazione della qualità dei progetti un po' più semplice di quelli qualitativi che spesso vengono tirati in gioco. So che la domanda non è facile, quindi assolutamente vi lascio liberi se avete voglia di rispondere qualcosa o no. E diciamo nel giro forse proverei a fare l'inverso, quindi prima Lorenzo, Agata, Fabiano, e come volete. Sì, allora provo a dare il mio punto di vista. Allora, per quanto ci riguarda la dimensionamento dell'impianto è passato su quello che è l'integrazione rispetto alle funzioni paesaggistiche che avevamo provato a dare, quindi il nostro approccio che partiva da una strategia territoriale doveva poi andare a trovare una declinazione all'interno del lotto e quindi l'impianto fotovoltaico doveva andare a supportare questa visione. Quindi il suo dimensionamento e anche la divisione delle due tecnologie che avete visto andava un po' a ricalcare quello che erano le funzioni che avevamo voluto inserire all'interno di quest'area, ovviamente nel rispetto di quello che poi era una produttività, quindi la sinergia rispetto
alle funzioni inserite alla produzione della risaia passavano da questo, quindi funzioni paesaggistiche, produzione e poi ovviamente apporto energetico. Quindi per questo abbiamo cercato di mantenere una percentuale dell'impianto al di sotto del 25%, che potesse, tramite anche la tecnologia biassiale, mantenere delle elevate prestazioni in termini di produzione energetica, occupare una minor parte all'interno della nostra area e permettere non solo le funzioni agricole, ma anche quelle di fruizione, quindi per restituire anche queste aree alla comunità e non farle diventare solamente delle aree di tecniche di utilizzo dal punto di vista aziendale, ma anche delle aree che proviamo e abbiamo provato a restituire alla comunità. Grazie mille. Sì. Alessandra, è interessantissima la tua domanda, cade a fagiolo perché noi ci stiamo adesso se, ci stiamo confrontando con un progetto fotovoltaico di 200 MW, stiamo lavorando su un ambito di 700 ettari e quindi questa tua domanda, come dire, cade a fagiolo. Quali sono le questioni che sono emerse in questi progetti di grande scala e che ci hanno aiutato poi a sviluppare la proposta del concorso? Da una parte c'è una necessità di chi investe nel fotovoltaico di impiantare, cioè introdurre la massima potenza possibile, no? Per assicurare la massima produzione energetica. E cosa facciamo noi? Cerchiamo di analizzare, di realizzare una diagnosi quanto più completa del contesto paesaggistico e territoriale e questa analisi, che è un'analisi rigorosa, che tiene conto tanto delle dinamiche ecologiche, no? Quindi, come vi ho detto prima, per esempio nella nostra proposta noi abbiamo deciso dal primo momento, in modo coerente, no? Con il processo evolutivo che avevamo osservato nel Neurale Hub, che parte del lotto doveva necessariamente essere occupato da un'area funzionale ai processi ecologici, no? Proprio per assicurare la connettività ecologica che a grande scala, noi avevamo visto nel tempo, si era andata rafforzando sul luogo. Le allineazioni dei filari d'alberi che costituiscono la matrice del paesaggio agricolo che si ritrova su questo posto e quindi ci aiutava a integrare meglio paesaggisticamente gli orizzonti. Ecco, io direi che non esiste una dimensione a priori del fotovoltaico, esiste una dimensione che deve essere coerente con la complessità del territorio che si analizza, con il riconoscimento di tutti i processi in essere nel paesaggio su cui si va a lavorare. Quindi l'efficienza ecologica del sistema idrologico piuttosto che la topografia, in questo caso eravamo, come dire, su un paesaggio piano, no? Ma quest'altro progetto su cui stiamo lavorando si estende su 700 ettari in una zona montagnosa, quindi la complessità è come dire, della topografia è alla base della soluzione poi della proposta. Quindi io credo che appunto la struttura del paesaggio è quella che genera e fa emergere la proposta del fotovoltaico nella sua dimensione e nei suoi condizionanti basici. Grazie mille. Nel nostro progetto, come avete visto, abbiamo invece pensato ad un sistema che fosse estensivo, cioè un sistema che potesse coprire quanta più superficie possibile, e abbiamo integrato all'interno del sistema le funzioni ecologiche, per cui non abbiamo sommato i due spazi insieme, per cui le strutture dell'agrovoltaico diventano infrastruttura ecologica. L'impianto è molto distribuito, quindi può prendere superfici molto, molto ampie. Quindi la proporzione è venuta, diciamo, a quel punto in maniera perfetta. Cioè siamo riusciti a rispondere perfettamente alle richieste di dimensionamento da bando, garantendo un'alta permeabilità al suolo di irraggiamento solare, e riuscendo a rispettare la richiesta di installare fino a 3 MW. Devo dire che siamo fortunati di lavorare in quest'area qua, perché dal punto di vista paesaggistico, cioè, pur avendo progettato un impianto che anche su larga scala, diciamo, rompe l'aspetto di artificialità di questi impianti, in realtà penso che la cosa migliore sia lavorare sulla frammentazione, lavorare sulla frammentazione e sull'infrastrutturazione verde dei
dei campi agricoli, perché questo mitiga automaticamente l'impatto non solo del nostro progetto, ma di qualunque impianto agrovoltaico all'interno del paesaggio. In più, chiaramente, l'infrastruttura verde ha una funzione ecologica fondamentale, che quindi garantisce il funzionamento dell'habitat e la compresenza di un alto livello di complessità ecosistemica, di produzione agricola e di tutto il resto, quindi fa da mitigazione in maniera perfetta. Grazie Fabiano, per me è molto interessante che già soltanto da questi tre riscontri si capisca come questi obiettivi energetici, che tutti vogliono per forza tradurre in una cosa semplice, cioè numeri, quanti megawatt installate, quanti megawatt ora escono fuori, invece è molto più complesso. Quindi io penso che il nostro lavoro dovrebbe proprio essere teso a intanto far venire fuori questa complessità, ma poi essere in grado di tradurlo in qualche modo in degli indicatori che effettivamente possono anche essere di supporto ai decisori, che non necessariamente possono avere, come dire, la competenza o anche il tempo proprio, no, di indagare tutta questa complessità. Quindi spero che possiamo poi organizzare magari qualche altro tipo di appuntamento nel quale possiamo discutere più in dettaglio questo tema. Allora, per chiudere vorrei lasciare la parola a Matteo, che ci dia uno spunto anche lui di riflessione per le prossime cose che faremo. Ma ecco, guarda, spero di essere coinvolto, perché credo che c'è sempre stata tra scienza e arte una sorta di contaminazione, un'influenza reciproca. Gli artisti negli ultimi anni si sono avvalsi delle nuove tecnologie per sviluppare nuove forme d'arte, ora addirittura c'è l'intelligenza artificiale che ci sostituisce quasi al 100%, però dalla mia permanenza neorurale ho notato tante similitudini tra i nostri approcci e credo che future contaminazioni tra i vari ambienti, anche nell'altro senso, quindi anche l'arte è stata ispirata alla tecnologia, se si pensa a Asimov e agli androidi, insomma, comunque è sempre la fantascienza, è sempre preceduto la scienza. Io sono molto interessato a questi progetti di ecosostenibilità, perché un po' per incidente proprio sono diventato l'autore di un'opera che tende a mitigare l'aria nelle nostre città. È un progetto che ho realizzato alle Serre Torrigiane, è un'altra cosa, ma ha sempre a che fare con cercare di riportare delle zone del verde nelle città, delle zone dove si possa comunicare, ritrovare quei rapporti fondamentali che sono quelli che hanno affrontato tutti e tre i progetti vincitori, che insomma il ricercare delle aree dove noi come società possiamo rientrare in contatto con la natura. È importante per il nostro avanzamento culturale, il nostro avanzamento tecnologico e credo che sia una bellissima direzione da seguire, spero di continuare a farne parte. Allora, grazie anche a Matteo. Allora, noi siamo sicuri che Neorurale Hub sia pure un ascolto e che ci inviterà presto a un evento dove possiamo fare esperienza concreta tutti di questo luogo, quindi io ringrazio tutti e lascio la parola a Giulio per le ultimissime battute. Sì, grazie Alessandro e grazie a tutti i relatori. E come Alessandro ha anticipato, a Key Energy il prossimo 9 novembre si terrà questo evento, Le nuove frontiere dei sistemi agrivoltaici, che avrà al suo interno anche la tavola rotonda che ha citato prima Alessandro. Ho condiviso nella chat il link che riporta al programma postato sul sito Agrivoltaico Sostenibile e poi con il rimando a Key Energy per la richiesta dei biglietti. Come al solito vi invito di nuovo a iscrivervi alla newsletter della rete, alla pagina LinkedIn, e presto avrete notizie e aggiornamenti dalla rete, e grazie per la partecipazione. Grazie mille. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.